Immaginate la Scozia e i suoi magnifici castelli, pietre antiche e cariche di mistero che eccitano l'immaginazione, impregnate come sono di saghe familiari e segreti inconfessabili. Il racconto di oggi vi terrà inchiodati per 14 minuti. Gustatevelo fino in fondo, magari in compagnia, magari in una notte buia e tempestosa. State ascoltando Perfetti Sconosciuti, un podcast dove il piacere di leggere incontra il piacere di scrivere. Io sono Claudio Di Filippo e in ogni puntata sceglierò un testo scritto da voi e gli darò voce per farlo conoscere al nostro pubblico. Ma scopriamo subito il perfetto sconosciuto di oggi. Buon ascolto! Stout Evie Maynor di Cristina Amerio. Legge Agnese Troccoli. Adoro osservare il tramonto dalle vetrate di Stout Evie Maynor. Il sole che sprofonda dietro le fitte chiome degli ulmi. La luce che a poco spiatisce, cedendo all'oscurità. Il mondo là fuori sembra perdere consistenza. Offuscato dalla nebbia che appare all'improvviso, si solleva dai prati e inghiotte gli ultimi rumori del giorno ormai morto. È allora che il silenzio si fa incalzante, preme sui muri, sulle finestre, sul massiccio portone d'ingresso. Vorrebbe entrare per impadronirsi di ogni stanza, dilagando con furia inarrestabile. Eppure non è ancora tempo, poiché voci si intrecciano all'interno di Stout Evie Maynor, si rincorrono, riecheggiando lungo i corridoi. Sono poco più che bisbigli ai piani superiori, nelle camere da letto padronali e ancora più su nelle stanze dei domestici. Chiacchieri indistinti che increspano appena l'aria, ma che si fanno più audaci al piano terra, nelle stanze di servizio e infine in cucina, dove la cena era ormai pronta per essere servita. Da lì a poco ogni membro della famiglia scenderà l'imponente scala di legno che collega i tre piani e troneggia in fondo al salone d'ingresso. Passi lievi o decisi, tonfi sordi o scricchiolii terranno ancora a lungo lontano il silenzio, ma poco importa, perché io sono già qui, confusa tra le ombre, a osservare quel che accade. È Lady Owen, l'austera padrona, a scendere per prima, subito seguita dalla figlia maggiore, Evelyn, un'insipida fanciulla, già in età da marito. Entrambe sono vestite di verde, un evidente omaggio alla tonalità dell'edera che si arrampica sulle pareti esterne di questa dimora, donandole il suo nome, Stout Evie Maynor, la casa dell'edera, solida, vigorosa, come la pianta stessa. Con lo sguardo seguo madre e figlia, mentre scendono i gradini quasi senza far rumore. Hanno il passo leggero, la grazia dei caprioli, un'eleganza innata, la loro. Si dirigono verso la sala da pranzo già allestita per la cena, ma quando sono ormai al centro dell'atrio, sembrano indugiare. Lady Owen si ferma, si volta, sussurra qualcosa. «Evelyn, cara, vai nello studio a chiamare tuo padre. Quelle poche, gentili parole volano verso di me come falene attratte dalla luce e io sono qui ad attenderle, nel mio angolo di oscurità. Per un momento i loro sguardi vagano nella mia direzione e il tempo pare fermarsi nell'attesa di un incontro, che tuttavia non avviene. Così, senza una parola né un gesto, madre e figlia si allontanano, con passi leggiadri, inconsistenti, eppure pieni di vita. Non passa che un attimo e uno scalpiccio disordinato si affanna giù per lo scalone, suscitando ancora il mio interesse. Mi basta questo per riconoscerli e strapparmi un sorriso. Ah, se solo potessi correre da loro e abbracciarli. Sono passi affrettati che annunciano l'arrivo dei pargoli di casa. Il signorino Andrew, di appena 8 anni, a stento si trattiene dallo scendere i gradini saltandoli a pieppari, mentre la dolce Elizabeth, di un anno più giovane, lo segue composta. La guardo stringere la sua candida mano in quella di James, che con i suoi 3 anni da poco compiuti è il più piccolo della famiglia.
A lei il compito di sostenerlo e guidarlo nella discesa di quegli scalini troppo alti per le sue gambette. Loro tre sono i miei adorati pupilli. Ne ho seguito l'educazione dedicandovi tutta me stessa fino a che mi è stato possibile. Guardo Andrew, che ha già raggiunto il centro dell'atrio, e rivolge uno sguardo impaziente alla sorellina poco più indietro. Elizabeth è ferma, ai piedi dello scalone, e non sembra intenzionata a seguirlo. La bambina è tesa ogni volta che si trova ad attraversare l'ingresso dopo il tramonto. Le pareti, cariche di fregi intagliati nel legno scuro, incombono su di lei, opprimendola. Le danno un senso di soffocamento a cui vorrebbe fuggire. Nervosa si guarda intorno, mordendosi le labbra inaridite. Ovunque vede angoli oscuri dove la luce delle lampade a olio fatica ad arrivare. E Dio solo sa quale mostruosità potrebbe celarsi tra le ombre. Sorrido, mio malgrado. L'ultima cosa che vorrei è farle del male. In silenzio mi avvicino. Sono a un passo da lei. Avverto il suo respiro irregolare, il profumo di rose dei capelli, il suo piccolo cuore in tumulto. Vorrei confortarla, abbracciarla, donarle mille più carezze. Sta tranquilla, mia piccina, sono solo io, le direi, se solo potessi. Allungo una mano per accarezzarle il viso accaldato, per infonderle un po' di pace. Ma lei spalanca gli occhioni nel vuoto della stanza, trattiene il fiato e subito si ritrae. Ho sentito qualcosa! Bisbiglia al fratello con un filo di voce. Andrew sospira infastidito. Ma falla finita, Fifona! Non c'è niente e nessuno qui, tranne noi! Se non ti sbrighi morirò di fame, mi trasformerò in uno spettro e allora sì che verrò a tormentarti di notte! Nell'ascoltare quelle parole, gli occhi azzurri di Elizabeth si riempiono di lacrime e minacciano di sgorgare. Ma la bambina è pronta a ricacciarle indietro, non vuole farsi vedere debole dal fratello. In fondo, quel che ha creduto di sentire, quel fremito lieve sulla pelle calda del viso, è frutto solo della sua sfrenata immaginazione. Perciò si fa coraggio, ingoia più volte per sciogliere il nodo che le opprime la gola e, sempre stringendo la mano del piccolo James, muove un timido passo verso Andrew. Io la guardo mentre scivola via. Non ho lacrime da versare. Non più. Li osservo allontanarsi, ignari della mia presenza. Solo James a un tratto si volta, prova a fermarsi. Allunga la manina libera verso di me, quasi a volermi raggiungere. Mio piccolo tesoro, sono accanto a te. Lo sarò sempre. Ma poi la mia attenzione è di nuovo rivolta al pesante scalone, perché l'ultimo membro della famiglia sta scendendo. Colui che più di ogni altra creatura al mondo ho amato e che continuerò ad amare, già che niente, nemmeno la morte, può fiaccare la potenza di questo mio sentimento. Il legno trema sotto il peso dei suoi passi decisi. La sua presenza illumina la notte eterna in cui sono immersa e infonde coraggio alla mia povera anima. Ecco, si avvicina. Quanto vorrei che si accorgesse di me, perché io sono qui, non me ne sono andata, non l'ho mai lasciato. Né mai lo farò. In un attimo sono accanto a lui, così vicino da poterlo toccare. Ma è solo rabbia quel che provo. Un grumo potente minaccia di divorarmi, perché il mio amato non è solo. Sta offrendo il suo braccio a una fanciulla a me sconosciuta, la sostiene e la protegge, come un tempo aveva fatto con me. Allora vorrei poter urlare al mondo tutto il mio veleno. Chi è questa donna? Perché i loro sguardi appaiono così gioiosi? Complicità e desiderio leggono i loro cuori. La stessa bramosia che un tempo lui provava per me. Solo per me. Perché? 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 Mille penose domande affiorano senza trovare risposta. So solo che non posso restare in disparte, non ora. E odo ferventi parole uscire dalle sue labbra dolci sospiri d'amore, rivolti a lei soltanto. Dio, Dio, perché mi fai tutto questo?
Le guardò allontanarsi mano nella mano. Tradimento. È questo dunque che mi trattiene qui, in questa casa? O è l'amore infinito che provo per te, per la tua famiglia? Io vi ho dato tutto. L'intera mia esistenza votata a voi. Mi fidavo di te e delle tue parole. Che follia la mia. Come poteva un giovane del tuo lignaggio donare il suo cuore a una come me? Quanto ingenua sono stata a non accorgermi che la tua bocca poteva solo proferire false promesse. Mi avevi giurato amore eterno. A me, una semplice istitutrice. E io, sciocca, ti ho creduto. Ho voluto illudermi. Perché il dolore di un rifiuto sarebbe stato insopportabile. Ti ho amato, mentre tu mi hai usata, solo per soddisfare il tuo piacere. Un semplice trofeo di cui vantarti con gli amici. Ora ricordo le risa e le parole di scherno, è questo che mi ha spinta a restare. Il dolore del rifiuto, il sentirmi derisa e umiliata. Quando infine, stanco di me e del mio amore, hai fatto in modo che scomparissi dalla tua vita per sempre. Nessuna esitazione ha fermato la tua mano. Nessun rimorso tormenta le tue notti. Ma io sono ancora qui. Perché ti amo. Dio solo sa quanto. E non sopporto di vedere un'altra donna accanto a te. Mentre mi dissolvo, svanisco, sono solo aria nell'aria. Niente di più per te. È l'odio, dunque, che mi lega ancora a questa casa. Stout Evie Maynard trema al mio passaggio. L'aria vibra e si piega. Vi seguo per tutta la serata, sono accanto a voi mentre cenate e conversate in modo così amabile con il resto della famiglia. Non trovate faccia freddo in questa stanza, nonostante il fuoco nel camino? Le vetrate sono cristalli di ghiaccio, gli specchi appannati non riflettono più i vostri stupidi corpi. Rabbrividite e non sapete perché. A un tratto, con la tua voce di fanciulla innocente, chiedi scusa. Desideri ritirarti nella tua stanza. Questo freddo malsano è troppo per la tua esile costituzione. Il gelo corre su e giù sulla pelle, penetra nelle ossa. Stringe il tuo corpo in una morsa insopportabile. Lui, il mio lui, vorrebbe accompagnarti, ma lo preghi di non abbandonare la cena e di restare insieme ai suoi cari. Incerta, ti allontani e io con te. Insieme varchiamo la porta della tua camera, che con un tonfo sordo si richiude, prima ancora che tu ne afferri la maniglia. Un gemito inquieto sfugge allora dalle tue pallide labbra. Com'è possibile? Ti chiedi. E intanto ti sposti di un passo, poi due, tre, fino a raggiungere il centro della stanza. Io ti sono di fronte, ma tu ancora non mi vedi. Non puoi. Mi basta un cenno del capo e tutte le tue cianfrusaglie, i tuoi ninnoli e belletti volano giù dai mobili, rovinando a terra. Li guardi atterrita, pallida e tremante. Vorresti urlare, ma non ci riesci. Le parole muoiono nella tua gola delicata. Così cerchi di riguadagnare l'uscita, ma io sono più veloce e la porta trema e sussulta sui cardini come se qualcosa o qualcuno la stesse scuotendo. Impossibile avvicinarsi. E allora giri su te stessa e lo sguardo vola al grande specchio posato a terra accanto all'armadio. Con gli occhi sbarrati lo fissi. Mentre lenta ti avvicini. È una donna, la tenue figura riflessa accanto alla tua. Ti porti le mani alla bocca come per soffocare un urlo che ancora non riesce a uscire, tanto è l'orrore che provi. Ti volti per cercare una via d'uscita, la porta continua a tremare, scossa da colpi che solo tu puoi sentire. La luce della lampada d'olio si spegne, lasciandoti al buio e ai rumori che ora sconquassano l'intera stanza.
Sussurro. Lascia in pace il mio amore. E non mi importa delle lacrime che copiose inondano quel tuo viso di bambola, né dei singhiozzi né delle preghiere che rivolgi a chiunque tu sia. Io non sono una qualunque. Ero qui prima di te. E per lui ci sarò sempre. Guardo la finestra spalancarsi all'improvviso sul vuoto gelido e nebbioso della notte. Anche lei la vede? La sua unica via d'uscita. E questa era La perfetta sconosciuta di oggi, letta da Agnese Troccoli. Per saperne di più, trovate un profilo dell'autrice e le note sul brano nella descrizione dell'episodio. Per questo brano ringrazio l'amico Mirko Tondi e gli allievi del corso avanzato di scrittura creativa della Mummu Academy di Firenze, che hanno accolto con tanto entusiasmo la mia proposta di partecipare al progetto. Continuate a mandare i vostri testi originali, pagine di diario, poesie o racconti brevi all'indirizzo perfettisconosciutiilpodcast@gmail.com. Specificate un titolo, il vostro nome o uno pseudonimo e, se volete, anche una dedica. I prossimi perfetti sconosciuti potreste essere voi. E non dimenticate di condividere il podcast e di passare parola. Alla prossima puntata!